100 bike sharing a Modica per favorire la mobilità sostenibile. Da oggi anche la città della Contea mette a disposizione le bici a pedalata assistita grazie ad un provvedimento del Comando di Polizia Locale che ha affidato in via sperimentale il progetto all'azienda Elerent. La determina del responsabile del settore autorizza infatti lo svolgimento del servizio di micromobilità elettrica temporaneo a carattere sperimentale per la durata non superiore ad un anno con 100 e bike. Con l'iniziativa, spiega il comandante Rosario Cannizzaro, vogliamo promuovere una mobilità alternativa complementare a quella tradizionale, con condizioni di accesso più facili ai mezzi di trasporto sostenibili, permettendo di testare questa soluzione in sicurezza e affidandosi alla competenza di un player attivo anche in altre città. L'iniziativa dunque ha l'obiettivo di favorire sempre di più la mobilità sostenibile e sensibilizzare tutti i cittadini sulla sua importanza. Sono 21 le postazioni individuate che non saranno libere per evitare disagi alla viabilità e dai cittadini. Per questo, di concerto con la polizia locale, sono state create delle vere e proprie apposite aree di sosta che ogni utente registrato avrà possibilità di vedere attraverso l'app di utilizzo. Le aree di sosta si trovano in via Modica Centro, piazzale Falcone Borsellino, piazza Matteotti e piazza Monumento, corso Umberto, largo Innocenzo Pluchino. A Modica Alta invece in piazza Consolo, in corso Regina Elena, in piazza Gesù. E poi ancora in piazza Diritti dell'Infanzia a Modica Sorda, in piazza Libertà, in via Sacro Cuore e in Sandro Corso Pertini e anche via della Costituzione. A Marina invece di Modica, in piazza Mediterraneo, in piazza Donatello, in via del Laghetto, in via Taormina e Scogliera, nei pressi del camping di Vita Vera a Maganuco.